che riprendessero un po' il tema caro a Maria Santissima. Abbiamo scelto di comune accordo insieme a SIS di mettere sulla locandina le immagini della Madonna che scioglie i nodi. Perché questo? Perché è una carissima immagine che Papa Francesco ha desiderato mettere proprio nella sua sala di ricevimento. E per il fatto che ognuno di noi ha molti nodi da sciogliere, per cui spero che non ci sia cosa migliore che affidarli ad una persona che di nodi ne ha più tanti, ne ha sciolti tanti. Io devo quindi ringraziarvi della vostra presenza stasera e per le Cristine devo dire che sono giunti ringraziamenti della nostra Presidente e la quale ci comunica pure che Papa Francesco è stato molto vicino a noi come associazione e ci ha fatto una bellissima lettera, un messaggio morale per le festività pasquali, perché desidera sempre esprimere la sua gioiosa vicinanza all'associazione come di cultura per i Cristine di Savoia. Non voglio rubare altro tempo perché mi unisco ai saluti che farà anche Sissi come presidente della Privata e ringrazio di cuore ultimamente il nostro veramente critico d'arte letterario, ma non solo per questo, perché è un caro amico e le cose che fa le fa con passione e ci mette tutta l'arte possibile immaginare. Ecco perché unitamente ai saluti di Sissi un ringraziamento particolare. Buonasera a tutte, cari amiche e cari amici, grazie di essere e di aver accolto questo piacevole e allarmiamiamolo invito dalla FILAPA e dai convegni Maria Cristina, riguardo al quale faccio parte pure. Di solito ormai è diventata una consuetudine darci appuntamento a me una volta l'anno con la fattiva collaborazione di Peppe Limoni, che è un caro amico, e io devo avere un punto di vista chiaramente come amico, come persona, ma come critico d'arte eccellente redattore, eccellente critico, e vi dirò che veramente l'anno scorso ci ha affascinato tutta l'assemblea presente, e io non posso che ringraziarlo, ringrazio la squadra di psicologia che ci ha ospitati per gli innumerevoli convegni fatti quest'anno. Credo che questo sia la conclusione di un anno pieno di eventi, di lavori che abbiamo fatto come FILAPA, anche in collaborazione di tutti gli altri club simpatici e poi da tanti amici della loro comunità, per Villarella, Cegliette, per l'UNESCO, Manisa, Militano, per Pizzarotti, Mistegatti, Aricomito, per Line e tutte le altre cari amiche e chi non è presente, perché oggi in concomitanza con il nostro evento c'era il Comune, un altro convegno, per cui Rotary non c'è presente, scusatemi, il lapsus, il lapsus di Balbi, che il parole di casa Carmelo Ciappina, e comunque ringrazio le Cristine e le Filappine presenti. Non levo più altro tempo, vi ringrazio veramente di cuore di essere intervenuti e passo la parola a Peppe Limoni. Grazie. Allora, intanto buonasera, ben trovate all'associazione di Cristina di Savoia e ben trovata alla FILAPA, alla Fondazione Palmi. Io quando le due vostre presidenti, da una parte la dottoressa Ciappi e dall'altra la dottoressa Baroni, mi hanno contattato affinché si potesse conciliare un appuntamento del genere all'insegna di quella continuità con lo scorso anno sociale, ho subito detto di sì, perché in effetti sarebbe stato un dialogo troncato, no? Dopo quello che avevamo analizzato l'anno scorso. Quindi saluto le Filappine, saluto pure le Cristine, proprio in virtù anche di questo gemellaggio che voi spesso ecco e volentieri fate, dimostrando come i saperi si devono contaminare, altrimenti se non vi è questa contaminazione si vive anche un po' distaccati da quello che è già
diciamo solitamente con il tessuto e il flusso culturale, anche perché no, quello che si vuole raccontare. Perché dico questo? Perché l'anno scorso, proprio su volere delle nostre presidenti, si era discusso di quello che era il rapporto arte e giovani. Avevamo visto come un processo non più di sedimentazione del tempo, ma di esemplificazione formale, positiva e perché no, a volte anche rigida e severa di una storicità che ormai era andata via, gli artisti avevano sempre un'ansia da dire, avevano dato artisti che avevano quella necessità di urlare la condizione della società in cui noi stiamo vivendo. Quindi lo abbiamo visto attraverso il lavoro urbano, l'abbiamo visto attraverso tutto ciò che ha a che fare con l'identificazione personale, di quella discresia tra colore, essere e non apparire, che a volte andava ad attaccare quel senso dell'informale, cioè della mancanza di forme e della presenza di contenuti. Allora, quando mi è stato chiesto in maggio, il mese della Madonna, parliamo di un tema che è collegabile al tema mariano, quindi a quello che è il contesto storico-artistico di un'immagine fotografica della Madonna per eccellenza, ho subito pensato a dare un taglio diverso, anche perché io non sono molto canonico nelle presentazioni, nel senso che mi piace sempre divagare, proprio per dare delle indicazioni visive che magari noi non conosciamo o non vediamo neanche. Io ho subito parto dicendo che nel periodo paleocristiano la prima identificazione dell'immagine di Maria della Madonna è quella delle catacombe di Scilla a Roma, dove in effetti si può identificare, questa è una nozione da manuale, chiamiamola così, proprio la raffigurazione della Madonna con il bambino che naturalmente viene tenuto in grembo, anzi viene identificata proprio come prima natività, andando al di là delle storie che vengono dette del presepe e dicendo, ma canonicamente, storicamente il riferimento viene fatto identificare così. È possibile spegnere le luci così? Iniziamo già ad farvi godere e ci sono delle immagini e voglio vedere la vostra reazione, perché non è tutto ciò che vedete, non è come appare, ma è ciò che altro da quello che andremo a vedere. Naturalmente la concezione dell'immagine della Madonna è una concezione che naturalmente dipende dai padri della Chiesa, perché in ogni contesto storico si è identificata una particolare figura della Madonna. Di conseguenza Maria veniva considerata la vera e propria somma di tutte le virtù. Essendo una donna in cui coincidono tutte le virtù, era chiaro che nella rappresentazione iconografica doveva avere dei segni che alludevano a quello che era il significato e il significante. E nel nome stesso della Madonna, se noi andiamo a guardare le radici semitiche, i filologi già nel 1400-1300 in una tavoletta Ugarit trovarono una radice che vorrebbe dire praticamente Maria amara, ribelle, quindi un'immagine della Madonna che non è canonicamente come noi siamo abituati a vedere. E altre, altre traduzioni, secondo queste radici semitiche, la identificavano come la profetessa e come la signora. Nel tempo, il titolo dato dagli egiziani, l'immagine della Madonna, viene definita come amata, cioè donna che doveva, colei che doveva essere amata, mentre nell'ebraico Mara o Miriam era il sapore amaro della dolcezza, cioè donna che in sé aveva questo senso di asprezza. E naturalmente dall'egiziano e all'ebraico alla Madonna viene data l'identificazione di essere luminoso, infatti la Madonna viene identificata proprio come una stella, cioè come una figura che dà luminosità al tutto. Allora io vi faccio
un'immagine esemplificativa, molto schematica, che certo non ci fa pensare a San Gerolamo, il quale definiva la Madonna come goccia di mare, oppure stella del mare, stella popolare come Stilla Maris. E Luigi Vignola di Montfort scrive: Dio Padre fece una riunione di tutte le acque che chiamò mare, appunto Maria, e quindi Maria era colei che deteneva tutte le grazie. Questa raffigurazione che io mi sto facendo notare è una rappresentazione molto semplice, molto schematica e molto geometrica. Non è sicuramente una raffigurazione né di un nostro nipotino, né di un nostro figlio, né di un bambino fatto all'asilo. Il vero e proprio testamento spirituale di un grande artista è uno schizzo preparatorio, o meglio un cartone preparatorio consegnato durante il pontificato di Papa Paolo VI dal figlio di Matisse. Matisse, uno dei più grandi artisti francesi, che si oppone all'impressionismo, ovvero la rappresentazione della realtà nei vari momenti della giornata attraverso l'illusione ottica dei colori, eccetera, e artista che nasce come fauve. Fauve vuol dire bestia selvatica. Il colore fauve è un colore molto, molto forte, molto grosso, molto aggressivo, e che praticamente faceva proprio identificava questa ribellione contro la classicità. E Matisse identifica proprio questo suo senso del religioso nell'ultimo periodo della sua vita, aveva quasi 80 anni. Questi bozzetti preparatori vengono realizzati tra 1948 e 1951 e non c'è maternità più bella di questa. Intanto voi direte: manca il dato fisionomico, gli occhi, il naso e la bocca. Tra poco ve lo leggo. Mi dice uno scritto: dice no, noi osservatore dobbiamo dare la possibilità di immaginare chi è all'interno di queste forme, di queste fisionomie. E il bambino, in questo abbraccio della madre con suo figlio, che cosa c'è? La morte. Il bambino è in croce, cioè è in piedi, assiso non genuflesso o quantomeno con l'atteggiamento benedicente, ma è proprio un atteggiamento che poi definisce l'opera, la Vergine e l'infante. E Matisse realizza questo bozzetto insieme a una serie di cartoni proprio nell'ultimo periodo della sua vita. Era malato, non vedeva neanche molto bene, però lui considera questa il suo vero e proprio testamento religioso e spirituale, molto combattuto. E tra l'altro un personaggio che lo ha combattuto parecchio fu Picasso, perché naturalmente voleva che si spiegasse a questo senso della religiosità. E addirittura, ecco, negli scritti di Matisse così dice: Picasso era proprio curioso che io facessi una chiesa e mi diceva: perché non fate piuttosto un mercato? Potreste appendervi dei frutti, dei legumi. E lui: ma non me ne importa nulla, ho dei verdi più verdi che le pere e degli arancioni più arancioni che le frutti. Ho perfezioni come i miei capolavori. Quindi c'è questo senso, no? Di autocritica, di volte risposta per artisti dello stesso periodo. E questa creazione è la cosiddetta Cappelle de Vens. La Cappelle de Vens è una cappella che si trova appunto in Provenza, no? E che è stata realizzata praticamente con i classici colori, le classiche vetrate di Matisse. Matisse amava molto il giallo e l'azzurro. Tanto per intenderci, Matisse è l'autore della cosiddetta danza, no? Tanto per intenderci, questo cielo con la parte risvelta, con le donne che praticamente ballano tra di loro, dimostrando l'armonia dell'essere umano nel creato. E quindi, quando venne costruita
grado. Questo è lo studio della pietà di Matisse. Appunto, la cronaca del tempo, quando terminò la costruzione della cappella, lui la commentò con gli occhi dei miracoli e disse: non mi ringraziate, non ne ho diritto. Io non ho fatto che il mio dovere. Io sono stato forzato a fare questo, sono stato spinto, ma non fatto come atto di fede. E naturalmente, diciamo, lui aveva conosciuto una suora, suora Sormani, che praticamente l'aveva conosciuta quando lui era ricoverato all'ospedale di Lione. Così nacque questa idea, in un momento storico, negli anni 50, in cui l'arte contemporanea francese ancora non aveva un personaggio di riferimento per quanto riguarda l'arte sacra. E a un certo punto Pierre fu proprio il gancio che si collegò praticamente con Matisse affinché ci potesse essere questa ideazione. E poi, andando lì, chiaramente questi sono dei cartoni, cioè sono delle carte che naturalmente anche in giallite, se poi guardate in alto, sono come giallite, sono state legate dal figlio, la papa è ancora esposte ai musei vaticani, quindi sono degli studi preparatori. Chiaramente sono monocromi perché servivano per realizzare le entrate. Di conseguenza, ecco, lo studio preparatorio come veniva fatto e poi veniva successivamente realizzata un'opera, quindi fatta appositamente per la Cappella dei Domenicani. Volevo porre la vostra attenzione a che cosa? A quello che è il tema, diciamo, Mariano dell'arte. Il tema Mariano dell'arte lo stiamo ricostruendo, perché Maria era una donna che non aveva passato, no? Appare così, non aveva una storia regressa, quindi andava un po' anche riscritta, rivisitata, ricollocata. E poi Maria tanto veniva identificata come la quarta persona della Trinità, è presente che cosa? Nella deposizione, nella Natività, è presente nella presentazione al Tempio, è presente nell'Annunciazione, cioè esiste l'iconografia della Madonna e poi esiste l'iconografia delle scene in cui è presente la Madonna. Infatti tra poco qualcosa ve la farò vedere. Quindi dal III secolo in poi, insomma, i passaggi sono tanti. Allora, storicamente la Madonna viene identificata, parliamo delle colonne iconografiche più importanti, quelle forse anche più comuni che siamo abituati diciamo a vedere. Questa naturalmente la conoscete. Questa è la Madonna Origitria, quindi durante sono le cosiddette icone, no? Che naturalmente da Costantinopoli invadono tutta la zona occidentale. La Madonna Origitria, chi è la Madonna Origitria? La Madonna Origitria, lo vediamo da che cosa? Da quello che l'impostazione delle mani e delle dita è colei che mostra la via. Quando andiamo a parlare con Madonna dell'Origitria o Madonna dell'Itria, che tra poco vi faccio vedere, è colei che indica la strada. Chiaramente, andando al di là poi dei significati che appartengono, no, alla Chiesa orientale, poi però stiamo parlando di quella che è l'iconografia, cioè come vediamo, ecco, queste immagini, che sono le immagini che da Costantinopoli arrivano direttamente a Gerusalemme. E da questo deriva un vero e proprio filone, che il filone che si identifica con l'iconografia russa e poi con l'iconografia bizantina. E se noi andiamo a guardare, tutte le Madonne origitrie tengono il bambino al braccio sinistro, in questo caso, nel mio caso è alla destra, però trattengono il bambino e il bambino è sempre con la manina, come voi potete notare, benedicente.
Quindi questo è il tema. La Madonna è anteposto a uno sfondo aureo, dove noi non vediamo mai una identificazione spaziale di luogo, perché è una Madonna aventurale, vive di aventuralità. E praticamente il bambino, voi lo guardate, questo dato è qua a destra, presenta che cosa? Sempre il rotolo delle scritture. Quindi questa è nella iconografia la Madonna dell'Origine. Ora vi faccio vedere un altro esempio che è più vicino alla nostra virgolette cultura, proviene da Reggio, una chiesa vicino a casa mia, che è ritornata da poco in parroco, perché sapete bene che cosa è accaduto. Sotto Monsignor Ferro, che fu un grande vescovo illuminato della città, era molto amante dell'arte. Quindi ci fu un periodo in cui, sapete benissimo, con la riforma, il parroco non poteva prendere, non poteva più dare le spalle, no? Alla fedele. Quindi questi altari sono stati stravolti, queste mense contemporanee, eccetera, mentre da un paio di mesi è ritornato al suo posto. Proprio per una missione storica era stato lasciato alla polvere invece un trittico bellissimo, la nuova, riveduta, corretta, restaurata da poco, Madonna con Incipria alla chiesa dell'Itria di Reggio Calabria. Un trittico monumentale, come voi potete notare, dove a parte i due monaci che portano la classica cassa, no? Dove era contenuta la statua, sono dei rifacimenti ottocenteschi, mentre la Madonna aurea che voi potete notare è proprio una Madonna appunto che si rifà al culto della Madonna Origine. Chiaramente, per quello che ho detto prima, dobbiamo andare a guardare il momento del bambino, guardate la manina del bambino, che è una manina benedicente. Il rotolo in questo caso è sostituito da questa sfera aurea, e la vedete proprio così, perché era stata, seguendo quello che si faceva negli anni 40-50, pitturata di rosa e di azzurro, quindi restauro ha portato, no, il vivo colore dell'aureo della Madonna, e è ritornata proprio nella sua collocazione nella chiesa dell'Itria, che naturalmente ci fanno pensare che la chiesa dell'Itria si trova in via Spada Centrali, proprio all'altezza, tanto per intenderci, del supermercato grande su Telegrande, tanto per intenderci, c'è proprio all'interno di una bellissima chiesa, costruito il terremoto del 1908, e dove vi è praticamente anche un quadro nella zona di Sbarre, perché Sbarre è stato uno dei vari episodi che vi erano nella città, in quello del borgo, eccetera, tant'è che lo chiamavano la zona dei giardinari, tanto per intenderci, dove si coltivava la terra, e c'è un quadro dove si vede la piccola chiesa di Dimitria, un quadro tardo settecentesco, proprio con gli appezzamenti di terreno dove si produceva proprio l'agricoltura, gli ortaggi, eccetera. Quindi l'orto è proprio evidente anche in questa terra, che è una terra che è stata restaurata pure da poco, che il parroco ha ricollocato al suo posto. La Madonna Origine è una Madonna comunque che tende verso l'alto, cioè è una Madonna che praticamente raggiunge il cielo, perché naturalmente è una Madonna sospesa. E che altro, che altra caratteristica, anche se in questo caso non esiste, i dignitari, così come gli imperatori, portavano sul petto una raffigurazione circolare, il signum, no? Che indicava che erano praticamente degli eletti. E in questo caso nella Madonna, in alcune raffigurazioni, vi è questa identificazione circolare, questo segno che indica appunto il ruolo e il senso praticamente della Madonna. O a volte è
perfezione con Dio, perché ha un inizio e naturalmente una fine. Questo è molto semplice. Poi esistono altre identificazioni mariane. Esiste la parola della tenerezza. Altre cose che voi conoscete sicuro, perché sono quelle immaginette, no, che girano solitamente. Questa è la parola della tenerezza, e indica che cosa? Un rapporto molto affettuoso tra la madre e suo figlio. Il bambino, nell'iconografia della parola della tenerezza, sfiora sempre che cosa? Sfiora sempre il mantello. Quindi ha sempre questa mano che tende, quella di prima, con l'ingitria, è ben vigente il bambino. In questa è la Madonna che sfiora praticamente il mantello della Madonna. E il bambino viene accolto totalmente, non è assiso come abbiamo visto precedentemente. No? Più elastico. Mentre in questo caso il bambino, d'altra parte, si chiama della tenerezza, emerge l'aspetto di madre, e quindi vi è questo applauso. E lo sostiene quasi sempre con un abbraccio destro o un sinistro. E diciamo, questa iconografia, questo particolare iconografico, non ha mai una tridimensionalità, è più un tema da icona, quindi dipinto sul tavolo. Non abbiamo delle testimonianze plastiche, cioè tridimensionali, della Madonna della tenerezza, e fa parte proprio, diciamo, di quello che è l'ortodossia orientale. Un'altra Madonna che si dovrebbe collegare a quella della tenerezza è la Madonna del gioco. Se voi notate, l'atteggiamento e lo sguardo che vi è tra i due protagonisti è praticamente uno sguardo intenso, uno sguardo affettuoso, ed è un punto che proviene dalla Macedonia e dalla Serbia, più che altro, ha questa sua identificazione. E che cosa si nota? Mentre prima è rigido tutto sommato il corpo, si vede che sono rigidi nella, diciamo, bidimensionalità, mentre in questo caso i corpi sono più morbidi, sono molto più fluttuanti, di conseguenza sembra appunto che il momento ludico, no, è affettivo al tempo stesso, ma vi è questa piacevole contaminazione tra i due. Il modo dei corpi è accentuato e l'iconografia consiste nella Madonna interagisce col bambino, cioè il bambino guarda lei, non guarda l'osservatore, c'è questo applauso tra i due, quello che qualsiasi mamma di questo mondo farebbe, o chi di voi non ha fatto. Però c'è una cosa, è vero che nel gioco c'è il momento ludico, ma nella psicologia il bambino è tutto agitato perché preannuncia la passione. È un'agitazione momentanea che deve dare gioco, però questa porzione del corpo e questo freddo che un po' ha nei confronti della Madonna, nell'iconografia, tendeva a fare pensare, a vedere quella che sarebbe stata poi la fine da qui a poco. E quindi praticamente è quasi uno stato poi di angoscia, di paura che potrebbe scaturire, no, nel prossimo futuro del bambino. E un'altra cosa che vi volevo fare notare è che la Madonna tiene il piedino del bambino, perché sta attenta a non far cadere, perché siccome in tensione è in movimento, da una parte organizzato, dall'altra essendo movimentato tiene praticamente il piedino del bambino proprio per non sottoporlo a eventuali scivolamenti. Guardate, come verrà a questa Madonna del gioco? Guardate però quanto io ho pensato di portarvi le immagini che magari non siamo abituati, siamo abituati sempre alle stesse iconografie. Dalla Madonna del gioco, la Madonna delle carenze.
Guardate appunto questa icona, questo mondo, è una donna delle Grezze e un'icona che inquadra che cosa? Sono i due corpi della Madonna, del bambino e della Madonna stessa, e interrogare una cosa, e dando solo un chiaro scuro, guardate le fronti, la fronte della Madonna e la fronte del bambino. È conciata, perché come nelle immagini di prima il bambino anticipa quella che sarà la frenesia del momento, la fine, no? L'imminenza della passione, questa notte conciata allude ancora una volta a quella che è la dolorosa consapevolezza del futuro. Perché c'è questa scelta compositiva? Perché questa scelta compositiva fa vedere l'intensità emotiva di tutta la scena. È proprio una scelta voluta, perché dimostra proprio questo atteggiamento, che non è un atteggiamento di sguardi, ma un atteggiamento di amore tra la madre e un figlio. E poi, naturalmente, dalla Madonna delle Carezze andiamo e procediamo verso una Madonna che noi tutti conosciamo. Questa è la cosiddetta Madonna del Rosario o Madonna della Supplica. Madonna della Supplica che naturalmente ci fa vedere questo atteggiamento molto ieratico, no? E quasi diciamo non una foto condiscendente, perché occorre supplicarla per avere la grazia. Nell'iconografia proprio emerge questo. Guardate come sono interessanti queste due aperture, che è l'unica identificazione scenografica e che dà, no, questo effetto di quinte che scandiscono poi praticamente la scena. Insieme alla Madonna della Supplica, per posizione, no? Per questo problema, per questo senso di prospettiva, si arriva a questa è una raffigurazione a fresco, la classica Madonna con un seno scoperto, la classica Madonna del latte, la Madonna che allatta il bambino. Un'altra iconografia che naturalmente tiene il bambino in avanti, perché intercede per i peccatori. Guardate la differenza, la Madonna della Supplica è una Madonna che guida la preghiera, no? Come dire, pregate e vediamo, insomma, se vogliamo paralizzare, no? Chi è che non ha visto questo quadro di Pompei, voglio dire. Mentre la Madonna del latte ha proprio questa sua caratteristica. Nel 1400, 1300, scusate, nasce una iconografia del tutto nuova, del tutto particolare, che è questa, che è la Madonna dell'umiltà. Come voi notate, questa è una raffigurazione lignea e non è la Madonna in maestà, perché la Madonna in maestà qual è? Quella che è seduta al trono, no? Si dice la maestà perché si è seduta in maniera anche rigida. Questa è una Madonna talmente umile che se voi notate sopra un cuscino, vedete, è strano, e questa perché solitamente non si è abituati a vedere una rappresentazione del genere. La Madonna è piegata e il bambino è adagiato tranquillamente. E diciamo che è una cosa molto moderna, tanto al di là della gestualità delle mani, però è una cosa probabilmente delle mamme di oggi che no, si piegano per giocare con i propri figli ed è adagiato leggermente sulle gambe. Ma ancora il tema della morte ritorna, perché il bambino è proprio, non è adagiato, cercato, è proprio in posizione orizzontale e
e sembra appunto che la Madonna lasci interagire il gesto del corpo morto di Gesù dopo la crocifissione. Ancora una volta anche qui le fotografie si incontrano. E questo genere di iconografia viene anche chiamata iconografia di Madre di Dio addolorata, perché allude, nonostante vi è il bambino più piccolo, a quello che sarà la fine. E poi lo facevo notare prima le mani incrociate indicano l'umiltà. L'umiltà della mamma nei confronti della grandezza del piccolo, che naturalmente ha questa posizione. Guardate le gambette come sono rigide, no? Si vede questa rigidità del bambino che sta appoggiato non comodamente, in una situazione di disagio. E questa rappresentazione della Vergine, sempre nella simbologia, identificava, a suo tempo dovrebbe identificare, la posizione di unità della Chiesa nei confronti del popolo. Ecco perché è alloggiata, ecco perché, tra virgolette, a terra, tanto per intenderci, a livello nostro. Quindi sappiamo bene che i padri della Chiesa, nell'iconografia, cercavano anche di indottrinare, no? il popolo, il popolo e via dicendo. E quindi questo tipo di icona è detta Madre di Dio addolorata, che naturalmente si collega a che cosa? All'identificazione delle statue tartucaie, soprattutto nell'ambito dell'Italia del Sud, nell'ambito siciliano, della paese di Chiesa e Campana, per l'identificazione della Madonna addolorata. Madonna addolorata che ha sempre determinate caratteristiche. Gli occhi, dove a volte si può accennare anche alla lacrima, e il cuore che è trafitto da spade, che possono essere minimo 5 fino ad arrivare a 7. E poi che cosa? Il fazzoletto è sempre presente nella sua identificazione, e nel cuore che viene trafitto da queste 5-7 spade viene il fuoco, ovvero la fiamma che viene rappresentata. Naturalmente queste statue sono delle statue di immigrazione spagnola che arrivano, questo lo sapete molto bene, hanno un corpo, un busto o degli arti minchi che poi vengono applicati a determinati sistemi che penso voi conosciate. Ci sono dei rituali, proprio il sabato prima di Pasqua ci sono stati proprio una restrizione serrata della statua della Madonna che viene utilizzata dalla Chiesa di San Pantaleone in occasione della fontana. Vi è un rituale di un capomastro, si è constatato questo, che dopo bagnata la Madonna viene vestita dagli uomini. A bagnata possono entrare solo le donne. La Madonna viene praticamente portata dal classico busto che viene montata sull'armatura piramidale lignea, e poi vengono messe le sottane, la prima, la seconda, eccetera, il vestito, il corpetto, fino ad arrivare poi all'immagine totale. Però è una prerogativa degli uomini, non delle donne, quindi anche questo fa parte della nostra cultura, e bene anche sapendo. Quindi parliamo più che altro della zona del Mimonese, perché serrata, anche se insomma è la parte proprio al confine con la provincia di questo vestito. Naturalmente deve essere il cosiddetto vestito di vedovanza, quindi un vestito di lutto, può essere nero, può essere grigio, poi sono dei raggi aurei. E che cosa è, come viene identificato nella storia? Madonna dolorosa, perché naturalmente è una Madonna che venne diffusa come iconografia da Papa Pio VII nel
si ricorda la Madonna dolorosa. E perché il culto della Madonna dolorosa? Perché si fa alla presenza della Madonna il Golgota. Questo è, no? Che poi leggiamo con l'immagine nella piazza così contro con San Giovanni, la chiama, eccetera. C'è proprio questo richiamo continuo alla presenza della Madonna nel Golgota. E naturalmente dalla Madonna dolorata emerge anche musicalmente lo Stabat Mater, cioè no? Musicalmente sappiamo tutto, si stava dalla madre della Madonna, no? E ha dato tantissime indicazioni, non solo alla storia della musica, alla letteratura di Leopoldo da Todi, è stato quello che ha trascritto lo Stabat Mater. E poi praticamente l'audi in lingua volgare. E anche da questo la festa dei sette colori che alcuni posti viene fatto per la Madonna Santissima. E volevo dire un'altra cosa. Madonna adorata nell'Italia meridionale viene chiamata così, Dolores è chiamata invece in Spagna, quindi vi è questa differenza di territorio, di conseguenza. E anche questo è molto attivato, ci dice con questi territori. E quindi la Madonna è vicina a Cristo nel momento in cui viene innalzato nella croce. E poi naturalmente ci sono anche i sette dolori di Maria, quindi la Madonna cambia anche l'iconografia. Facendo riferimento alla Sacra Famiglia che fugge in Egitto, al ritrovamento di Gesù di Genne nel Tempio e via via dicendo, che fa proprio riferimento non all'iconografia della Madonna, ma alle scene dove è presente la Madonna. Se voi ricordate, io prima ho fatto questo riferimento. Volevo farvi notare anche qualcosa di popolare. Questa è una classica immaginetta che tutti penso voi abbiamo, cioè il comodino o il prete. Questa è l'iconografia conosciuta della Madonna Immacolata. Culto della Madonna Immacolata è un culto che viene dal periodo barocco, quindi un culto tipico seicentesco. Poi, naturalmente, i colori qui che appartengono alla Madonna Immacolata sono sempre l'abito bianco e il mantello celeste. Questo è anche un'altra identificazione proprio iconografica dell'immagine della Madonna stessa. E naturalmente il peccato originale è sempre presente, viene della Madonna come potete vedere sta schiacciando la testa del presepe. La Madonna protegge. Ora io mi sono un pochettino divertito, non so se mi piace come vi sto raccontando, mi piace qualche cosa più di particolare. Allora, questa è la Madonna protettrice o della misericordia o del manto. La Madonna del manto è quella del mantegna che porta il mantello di sotto stando i fedeli. Ma perché vi ho portato questo quadro? Perché questo quadro si trova praticamente alla chiesa matrice di Bronte in Sicilia. E come guardate, questo fa parte di un altare laterale, sono sei cappelle, a destra e a sinistra, di cui una che è dedicata al culto praticamente di Santa Rosalia, perché Bronte era un casato di Palermo, non di Catania, anche se si dice di Catania, questo è quello diciamo da 24 casati di Vicenzo. È importante perché poi guardate con chi è la Madonna con il suo manto. Con suo marito sta morendo San Giuseppe. E quindi naturalmente si ritorna indietro. E di autore anonimo.
guardate che c'è sempre l'indicazione della colonna sulla destra, che indica la fine del paganesimo antico con la nascita del cristianesimo, perché Gesù nasce appunto da Maria e Giuseppe, facendo finire che cosa? Il paganesimo nasce dal simbolo della colonna, è mozzata praticamente la proprietà, infatti voi capite le sedi, quando vedete la colonna, non è che lo chiama architettonico, dice ha messo la colonna greca, hanno fatto una cosa, no, quello è diciamo simbolico, cioè vedete i napoletani, la colonna mozzata, o il tempio distrutto, i ruderi, le rovine, indica proprio la visione, la sacrezza del tempio che ci sono praticamente questi ruderi per la fine del paganesimo e la nascita del cristianesimo. Quindi io questo ve l'ho portato perché questa colonna con questo manto che praticamente è una fotografia che ho fatto io con il cellulare perché non è che c'erano altri mezzi e quindi voi come potete notare si vede la colonna con questo manto che è vicino, no? È vicino a questo San Giuseppe molto, molto anziano e naturalmente che è pronto, infatti gli viene data praticamente, scusate che sono andato avanti, gli viene data la benedizione dal figlio, appunto questo figlio benedicente che sta da notare, il mantello della Madonna, il manto della Madonna, che questo azzurro, questo blu cobalto, è identico poi a quello che è il mantello di Gesù. Avete notato che c'è questo, grazie a Rosario. Immagine dopo. Madonna protettrice o della misericordia o del manto. Sempre all'interno, qui a Bronte, vi è questa altra raffigurazione. E addirittura la tradizione a Bronte vuole che tutti i funerali che avvengono nella cittadina, anche i luoghi più lontani, alla fine debbano passare obbligatoriamente davanti alla chiesa proprio in virtù di questo quadro che naturalmente è inserito all'interno della navata di sinistra. Quindi oggi in questo senso popolare di adozione, per cui se il funerale di fatto ci sono tantissime chiese, una più bella dell'altra, in un luogo anche lontano, obbligatoriamente o il carro funebre, o diciamo altre forme, no? Di gestione del funerale stesso, obbligatoriamente il corpo del defunto si debba fermare proprio in virtù di questa Madonna protettrice o della misericordia. Ora vi faccio vedere un'altra stampa. Questa è praticamente la Madonna della mia parrocchia. Questa è la Madonna del Divino Soccorso, parroco Don Giorgio Costantino, Monsignor Giorgio Costantino, Madonna del Soccorso ed è una Madonna dei giardinari, veniva chiamata così. Passata in soccorso lungo la zona delle sbarre inferiori e superiori, perché queste sono le vie che identificano il quartiere e come voi potete notare andando di là delle pitture che sono che presto verranno bracciate eccetera, che sono dei retaggi antecedenti è la Madonna del Divino Soccorso che dovrebbe essere accomunata alla vostra in teoria, solo che la vostra ha il mancanello e quindi la classica iconografia della Madonna che soccorre ma al tempo stesso no, ha un atteggiamento rigido, positivo, quasi combatte il male. Ma naturalmente questa è la Madonna del Divino Soccorso perché nasce sin nell'Ottocento questa Santa Maria di Soccorso, così veniva chiamata addirittura Santa Maria di Soccorso, alza lo cuore. Poi invece dopo il terremoto si fondarono le due parrocchie, alza lo cuore di Gesù e la chiesa del Soccorso. Quindi io vi ho portato questa immagine per farvi vedere le differenze rispetto alla bellissima statua che avete anche voi, alla sua
identificazione tradizionale. Sapete bene che il culto della Madonna del Soccorso, un culto siciliano, un culto palermitano, che è stato eseguito durante il 1300. Perché questo culto? Il padre Rossignano, Nicola da Bruna, aveva avuto dei problemi di salute e allora si era affidato alla Madonna per superare praticamente questi problemi di salute, poiché era un male all'epoca incurabile. Se la Madonna avesse guarito, in cambio avrebbe fatto realizzare una statua che naturalmente potesse allontanare che cosa? Tutti i maghi, proprio per diffondere questo senso miracoloso della Madonna e di farla proprio invocare come Madonna del Soccorso. Da quel momento i padri agostiniani diffonderanno questo culto. Un'altra Madonna del Soccorso che mi sono ricordato ora, ne ho parlato con voi, non prima, è praticamente quella che si trova a Noto, non so se poi, ed è a cavallo, è una Madonna a cavallo, sembra quasi una mazzone che sta per combattere. Questa in effetti ha dei lineamenti molto, è una popolana, è dolce ma è popolana, ha questo vestito con attaccatura sotto il seno, ma non è, io l'ho portata per farvi intendere che cos'è la Madonna del Divino Soccorso e come abbiamo scelto nella nostra locandina il tema immagini di culto mariano tra storia e contemporaneità. Io vi faccio vedere, allora qua sono io, questo è intervistato per la televisione, questo signore si chiama Don Giampiero Aragna, un docente architetto, radicalista, artista preferito dal Vaticano, di origini calabresi, è uno degli artisti contemporanei attualmente dell'arte sacra, che fanno della maggiore, è uno dei più bravi mosaicisti che lavorano per l'arte sacra. Un paio di anni fa io l'ho invitato perché una semplice abside della Chiesa del Soccorso, dove naturalmente avete visto la statua di prima, che è l'unica, vediamo, storico che è rimasto dentro la chiesa perché il terremoto si è perso tutto, e l'abside era una semplice parete di mattoncini. Allora, su proposta del consiglio pastorale del parroco, bisognava riverificare questa Madonna del Soccorso. Allora, il signor Giorgio, nella sua identificazione, no? Questa Madonna, oggi come oggi, parliamo di 4 anni fa, chi è che soccorre? Argomento di grande attualità, chi è che soccorre la Madonna? Migranti. Questa Madonna del Soccorso dove è calata? È calata nella società di Reggio. E qual è il luogo dove la Madonna, tra virgolette, si serve di noi umani per soccorrere i nostri simili? Il porto di Reggio Calabria. Queste indicazioni vengono date al nostro architetto Giampiero Aragna. Prepara un cartone, in questo caso i mosaici vengono già montati per alcune zone che poi vengono seguite, in un'opera monumentale, è questa. Guardate l'abside come è stato diciamo, montato, questo è proprio il periodo in cui voi immaginate che la statua comunque della Madonna che vi ho fatto vedere prima si trova sulla destra, proprio c'è una piccola cappellina. Ma in fondo la desidera come i mattoncini rossi che voi vedete alle pareti. Dunque l'impalcatura viene montato e il risultato finale è questo. Ecco la Madonna del Soccorso dove alla vostra sinistra vedete il porto di Reggio Calabria, tanto per intenderci
quello. Gli altri sono quello. Allora, quella zona dove ci sono le vele, si vedono proprio le architetture che ancora si trovano a posto di legge. Quindi si vede da dato e ci sono gli aliscafi. Sì, ok. Quando voi arrivate agli aliscafi trovate la capitaneria che sono degli edifici d'epoca, poi le imbarcazioni e naturalmente questo flusso degli ultimi, dei migranti. Nella postazione naturalmente centrale, chi è che c'è presso la Madonna del Soccorso? Il nostro San Francesco da Paola. Perché? Perché si è voluto fare anche un omaggio al patrono della regione Calabria. E naturalmente Monsignor Giorgio ha voluto inserire poi con questo intervento grande a tutta pagina una preghiera alla Madonna del Soccorso che ha scritto lui, dove appunto è scritto c'è terra, padre e padre del soccorso, guarda con benevolenza e con fiducia filiale chi si rivolge a te e quindi a te dicendo. Naturalmente quello che vi voglio fare notare è proprio la Madonna del Soccorso degli ultimi. Qualcuno di voi che dico che cosa? Il bambino è un po' immanente, lo vedete il bambino con è cresciutello, non è un bambino, non è un infante, però sia nell'iconografia sia nella sua identificazione, voi trovate questo atteggiamento molto moderno che tanto da questo incrocio giovanizzato nelle figure, perché Monsignor Tarabia ha questa caratteristica di fondare questi fondalini con immagini che si intersecano tra di loro e poi si staglia la figura della Madonna con proprio gli ultimi che naturalmente stanno ai suoi piedi proprio per un'intercessione. E chi è che chiede l'intercessione della Madonna? È proprio San Francesco della Paola. Quindi è naturalmente un vero e proprio asse istoriale, ma vi posso dire che la fotografia non vi rende l'idea della monumentalità, è proprio monumentale, è una cosa che sentite appoggiare perché è grandissimo, di conseguenza anche una bellissima identificazione luminotecnica che rende proprio con questi LED un po' biancastri, no? Rende più l'effetto soffuso, mentre le tessere auree vuole trovare solamente nella parte centrale. Si voleva fare un'area anche un'altra cosa. Allora, l'immagine si potrebbe, credo, da qua, se io riesco. Se io no. E se no? Ma non è solo una questione di tendenza, è una luce. Sì. Non so se andremo a vederla dal vivo, direi. È bellissima dal vivo. Chi è che lo vede? Delle opere che sono sacre. Le ultime a Reggio appunto musicale e vi posso dire che è bellissima perché loro si spaventano e da vedere io confermo l'ho vista lo so è bellissima e da vedere sì perché è una cosa e poi notate guardate il flusso migratorio che vedete qui no? Il porto, queste sono le abitazioni della capitaneria di porto e la Lazio è un posto di Granada. Si vede così da quindi come voi vedete questo flusso di migranti, no? E tra l'altro notate una cosa, anche i volti si sono volti dalla pelle scura, li vedete? C'è proprio l'atteggiamento multietnico di accoglienza della chiesa. È stato molto discusso questo intervento, perché è di grande attualità, però quale anno è stato fatto questo? È stato inaugurato 3 anni fa esattamente. È stato montato in 2 settimane, infatti le fotografie che
andavo ogni giorno per seguire i lavori perché ogni parte venisse montata. E poi, se notate, la Madonna non è al centro, sono al centro i migranti, un'altra cosa. Quindi è tra le grandi dimensioni, posso dire che la fotografia non dà proprio quel senso di ampiezza, di grandiosità. E poi anche i colori sono molto belli, creano un'atmosfera interessante. Io volevo concludere questa chiacchierata con due diverse rappresentazioni. Abbiamo parlato dell'iconografia della Madonna, parliamo delle scene che si rifanno a che cosa? Alle rappresentazioni classiche, quindi alle sculture, di una famiglia, secondo me andiamo gaggini, quanti erano questi gaggini, no? Nonostante fossero fratelli, nipoti, eccetera. Però io vi faccio vedere una chiesa del Rosario, sempre di Bronte, un gruppo scultoreo molto particolare dell'Annunciazione del Gaggini. Davanti c'è questo momento, ora vi faccio vedere una colazione e l'altra. Guardate prima, scusatemi, e guardate ora. Che cosa è il nonno? Che cos'è? Cos'è che è nonno? Il bambino. No, è l'associazione, no. Ma è l'associazione. Allora, voi guardate questa immagine. Guardate l'angelo. Prima. Allora, questo blocco della Madonna, questa Annunciazione. Questa Annunciazione c'è tutta una storia particolare, perché è stata ritrovata, è stata realizzata nel Palermitano, poi dei buoi, la solita storia dei buoi nel seminario, la portarono in questa zona. E addirittura i buoi, per scegliere il posto per far nascere la chiesa appunto dell'Annunciazione, girarono tre volte intorno al perimetro prima di lasciare il Stato. E il gruppo si trovava, la donna fu posta sull'altare non guardando l'Etna, dalla spalle all'Etna. Pare che nella tradizione popolare lasciava la donna sull'altare per ciò che guardava l'Etna, e la mattina la trovavano girata che guardava l'Etna. Quindi l'edificio subisce una trasformazione dal 500 in poi, guardando appunto questa un'altra storia. Particolare è questa, guardate che è molto bello questo arco che la ospita. Purtroppo mi era l'immagine del Cristo risuscitato, di conseguenza non si può vedere tutta la sua bellezza, ma abbiamo detto che era lui. Allora, pare che era stata realizzata in una contea del Gaggini, ma l'aveva realizzata un allievo discepolo, e naturalmente Gaggini ebbe proprio una invidia nei confronti del giovane che l'aveva realizzata, soprattutto per la bellezza dei volti. E allora praticamente lui gliela fece terminare. La testimonianza di questo è rimasta proprio la sua epoca, perché in effetti è una sola e non si può vedere. Naturalmente notate che la sola mattina è la bicromia, perché questo ovviamente anche dalle nostre parti, seminario, eccetera, sono tutte bianche, non hanno il colore perché hanno la variazione del tempo, la bicromia, e questa è la visione insieme. Ora, un altro particolare, guardate i volti che sono interessanti. Ora vi voglio concludere questa conversazione con questa immagine. Questa immagine intanto è una maternità
che nell'iconografia la fece una grande della pittura. Questa grande della pittura era Artemisia Gentileschi, donna perseguitata, subì violenze, dimostrò che anche le donne potevano dipingere e invece, quindi una grande continuatrice della scuola caravaggesca. E fin qua va tutto bene, perché una riproposizione. La bellezza di questa riproposizione è la zona mediana inferiore della terra. Come voi potete notare, vi è un effetto radiale circolare dove vi è una divisione come se fossero praticamente le parti, come se fossero degli spicchi che naturalmente tendono verso il centro. Questa grande tela dell'altare è la Madonna del Buon Consiglio, realizzata 3 anni fa da tutti i seminaristi del seminario pontificio di Catanzaro, con un artista che io conosco, che è un artista scientifico, un artista che sono conosciuta, e che praticamente ha fatto questo. È partita da un elemento iconografico storico, questa si trova pure nella cappella del seminario, una cappella bellissima, e tra l'altro il seminario di Catanzaro è un monumento storico, quindi è da andare a vedere, che è veramente interessante. E questo effetto radiale che vedete, ogni parte del totale è stata realizzata da un seminarista diverso e poi ognuno ha montato l'effetto totale. Questo è per illustrare quell'idea del passato, della storia e della contemporaneità, perché la contemporaneità, se non guarda e se non allude, no? A quello che è stato il nostro passato, non è degna di essere comunicata, non è degna di essere trascritta anche, no? Quindi questa è la testimonianza di che cosa? La testimonianza che verrà accolta, insomma, nella collettività si possono creare delle opere che, come in questo caso, può riprodurre anche dei piccoli difetti, perché la Madonna, la Maternità di Artemisia Gentileschi, era uno dei primi prototipi pittorici che lei aveva fatto, e loro hanno seguito canonicamente anche gli errori. Gli errori era la posizione della spalla, che guardate, che è troppo alta rispetto, e anche la posizione della mano, che sono degli errori che la critica, tra virgolette, indica nei confronti di Artemisia Gentileschi. Certo, fa parte dell'opera del periodo più giovanile della stessa artista. E con questa Madonna del Buon Consiglio si conclude questa nostra conversazione. Allora, dicevo di essere stati diversi alla solita chiacchierata su stereotipi, immagini che non siamo abituati a conoscere. Il nostro che era proprio scontato, abbiamo detto bene. Allora, già che non ci sarà presto, su Sant'Elia, con un lontano, per molto meglio, con un piano, che lavorerà e la parte di fatto. Un progetto di una statua monumentale,
nominata la Madonna della Trinità. C'è stato l'architetto concettista che ce l'ha illustrato tutto su rispetto, è stato frutto di un approfondito studio, di una religiosità intensa sua, personale, che da addirittura dal 95 a ora ha sempre più riflettuto, pensato e poi ci è arrivato veramente l'ispirazione. E il sindaco ha detto che si farà. E qualche cosa di importante si darà a questo paese, di diventare straordinario. Sì.
c'è anche un'altra cosa che c'è, sì. No, io ho portato degli esempi che magari non siamo abituati a vedere, così se poi andate anche a taverna, in questo periodo c'è una mostra molto bella che fa vedere il gioco dei panni, quindi i drappi tipicamente barocchi e seicenteschi, nelle sale di raffigurazione che rappresentano l'incontro con la cultura napoletana dei fratelli di Mattia e di Gregorio Verdi, che c'è pure Gregorio, per esempio, nominato Mattia, ma sia, però non conosco nessuno, però in effetti, quindi l'argomento potrebbe avere varie, diciamo, identificazioni, però questo mi sembra che è stato abbastanza esempio di un sistema. Grazie. Grazie a tutti, passare qua. Passare,